Che cosa? Lei mi sta dicendo niente birra? Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo video dove voglio mettermi per la prima volta a nudo. No, non voglio mettermi a nudo e spogliarmi, anche perché non sarebbe assolutamente un bel vedere e ve lo risparmio volentieri. Ma voglio raccontarvi un problema che mi porto avanti da tantissimo tempo e cui finalmente sono riuscito ad arrivare a una soluzione. Molti di voi non mi conoscono effettivamente e non sanno che da quando sono piccolo che io soffro di problemi intestinali o comunque problemi legati alla parte, diciamo, di pancia, intestino, stomaco, tutto quello che c'è lì in mezzo che va dalle gambe, diciamo, al petto. In sostanza, io ho sempre avuto problemi lì sotto e con problemi lì sotto solo alla pancia. Possiamo anche... Questi problemi hanno causato situazioni abbastanza spiacevoli spesso in giro per il mondo, a casa, in Italia, un po' ovunque. Per esempio mi ricordo quella volta nel 2012 quando mi hanno ritrovato svenuto in una stanza d'albergo alle Mauritius perché ho fatto una congestione e perché mi ero mangiato un cocco in mezzo al mare. Pessima scelta. Non mangiate i cocchi che trovate nella spiaggia e che sono lì magari da svariate settimane a prendere il sole. Nell'ultimo periodo sono scomparso dal mondo social, come avete visto, perché non sono stato assolutamente bene. Era da metà giugno circa che soffrivo terribilmente, molto di più rispetto agli anni passati. Più che altro era una sofferenza prolungata. Mi era successo di star male magari un giorno, due giorni, tre giorni, ma mai una settimana, due settimane. Nel periodo di giugno avevo cominciato ad avere problemi per quanto riguarda il cibo, per quanto riguarda mangiare. Mangiavo una forchettata di riso e stavo male, mi sentivo nauseato, avevo cominciato a togliere l'aperitivo perché ho detto magari è l'aperitivo che mi fa stare male, magari è il bere, niente, stavo male, non riuscivo a dormire, mangiavo poco, dormivo poco, pensate che per addormentarmi stavo seduto, cioè mi addormentavo seduto perché da sdraiato mi veniva un senso di reflusso, stavo malissimo, non riuscivo proprio a prendere sonno. E cominciavo a dormire 3 ore a notte ed era veramente insostenibile questa cosa. Non potevo andare avanti così, assolutamente. Dovevo trovare una soluzione. Però era estate e quindi ho deciso di partire lo stesso per il mio road trip con la mia ragazza in Sardegna, dal nord al sud della Sardegna, in macchina 7 giorni, super wild, fighissimo, ci divertiamo, sarà stupendo, fidati, bellissimo. Non è andata proprio così. Arrivato a Cagliari, io ho dato forfè completamente. Sono stato malissimo, ho avuto una sottospecie di insolazione misto a congestione, misto a qualsiasi cosa che non ho ben capito cosa fosse. Non riuscivo a stare in piedi praticamente finché non sono proprio svenuto per terra. E per fortuna che una signora che vendeva i fiori lì vicino a Cagliari mi ha soccorso e mi ha portato nell'infermeria del Lido di Cagliari. Piccolo aneddoto, al Lido di Cagliari non ci volevano neanche far entrare, non mi volevano soccorrere, diciamo, perché io non avevo pagato il biglietto d'ingresso al Lido. Allora, io alzo le mani, le regole non le conosco, però mi sembrava alquanto assurdo. Per fortuna c'era dentro l'infermiera, che era una ragazza giovane che studiava medicina, che è stata gentilissima, che mi ha fatto entrare di nascosto e mi ha aiutato con quello che poteva, in sostanza. E quindi la ringrazio anche adesso, che è stata veramente gentilissima. Lei e un suo collega mi hanno portato dentro e mi hanno aiutato a ristabilirmi un attimo, farmi alzare e potermi andare via, perché sennò rimanevo bloccato. Quindi siamo rimasti 2 giorni a Cagliari, bloccati lì, perché io non riuscivo né a muovermi, né a camminare, né a guidare assolutamente, guidare poi non se ne parlava. E quindi mi sono passato un luglio così terrificante. Al rientro da questo road trip ho deciso finalmente di andare da un altro gastroenterologo, perché voi non lo sapete ma ne ho fatti parecchi, almeno 4-5 di gastroenterologhi, avevo con me tutte le cartelle cliniche dal 2012 fino adesso. E ho pensato che andando a parlare con un'altra persona, il pensiero di una persona che non mi aveva ancora mai visto e visitato, magari si poteva riuscire a trovare una soluzione o comunque qualcosa che non era stato visto prima, non era stato letto dalle cartelle. Ebbene, è andata proprio così, per mia fortuna direi. Appena aperte le analisi, le guarda e mi fa: ma non sarà mica che lei è celiaco? Cosa? Ma lei ha mai fatto una dieta agglutinata? Una dieta che? Agglutinata? Che? Io non sapevo neanche cosa significasse agglutinata. Allora gli faccio: guardi, certo,
ho tolto la pasta, ho mangiato per un periodo la pasta senza glutine, al che lui mi guarda con fare molto perplesso e quasi divertito. Io lo guardo ancora più perplesso perché non ci ho capito niente, se non che lui mi spiega, nei dettagli mi dice: guarda, da questi valori a me sembra che tu abbia un'intolleranza al glutine. Dice: ma nulla è certo. Dice: facciamo una prova, bisogna prima provare sul campo, bisogna testare se effettivamente sei intollerante al glutine. E io ho detto: vabbè, facciamo questa prova, tanto una prova in più, una prova in meno è uguale. Quindi mi manda a casa in sostanza con una sfilza di regole da rispettare per un mese, tutto agosto, con questo papiro in cui c'era scritto: non mangiare questo, non mangiare quest'altro, fai attenzione alla pulizia delle posate, usa i tuoi piatti, usa i tuoi bicchieri, non usare il forno di casa, usa le tue padelle, fai quest'altro, non andare a mangiare fuori, fai molta attenzione, non bere birra. Cosa? Esatto, non bere birra era tra questa sfilza di cose. Al che dovete capire che io ero molto preoccupato, perché se la prova funzionava, da una parte ero molto contento perché probabilmente avevo risolto un problema che mi attanagliava da anni. Dall'altra però c'era il fatto che avrei dovuto dire addio alla pizza e alla birra. Così, due cose che un italiano non mangia e beve mai. Comunque, provo questa dieta, questa nuova dieta, e dopo soli 2 giorni sto molto meglio. Era come se mi avessero dato una botta di adrenalina, avevo più energie, non avevo assolutamente mal di pancia, andavo in bagno per la prima volta nella mia vita benissimo. Era come se avessi riacquistato un ciclo normale del mio intestino, del mio stomaco, della mia pancia, di tutto quello che c'era qua dentro. E quindi ho cominciato ad informarmi molto di più, perché ho detto: cavolo, io sto molto meglio adesso, dopo soli 2 giorni, penso dopo 3, dopo una settimana, dopo un mese. E quindi ho cominciato a cercare su internet, in questo magico mondo di internet, e ho cominciato a guardare tutti i vari siti che parlavano di intolleranze al glutine. E questo è quello che ho trovato, una gran bella lista, non c'è che dire. Seconda cosa è stata andare a fare la spesa, e il che, ammetto, all'inizio è stato un vero problema, poi farò uscire un video a riguardo. Diciamo che questo è un piccolo spezzone. Di verdura 100% vegetale, se poi andiamo a continuare qui dietro, c'è scritto: contiene glutine, quindi nada. Possiamo leggere qui: soia e frumento, quindi niente. Esattamente, migliaia di etichette da leggere e controllare per l'esattezza la scritta senza glutine. E poi come terza cosa è stata pulire la cucina, perché il rischio contaminazione era dietro l'angolo. Insomma, è una cucina, quella di casa, che è sempre stata usata da persone che non soffrono di celiachia o che non sono intolleranti al glutine. Quindi era pieno di farina ovunque, fette biscottate la mattina, pane a pranzo, briciole in giro per il tavolo. Era un disastro. Allora ho cominciato a disinfettare con la mucchina delle posate un piatto, a pulire il forno, a pulire delle padelle che avrei usato solo per me. Vabbè ragazzi, per farla breve, dopo un mese di questa dieta io ero una persona completamente rinata. A settembre e ottobre mi sentivo decisamente meglio, avevo cominciato ad acquistare peso, riuscivo a fare sport nuovamente e soprattutto non avevo più nausea, senso di vomito e riuscivo a dormire la notte. E mi sento quasi convinto a dire una cosa che forse per molti di voi sarà strano e particolare, ma io sono contento che mi sia stata trovata l'intolleranza al glutine, perché veramente io non ne potevo più, non riuscivo più ad andare avanti, a non sapere quale fosse il mio problema. Avevo fatto analisi per le più disparate malattie, pure quelle tropicali, non ne potevo veramente più, ero stufo. E finalmente io adesso posso dire di stare bene, non ce la facevo più, sono felicissimo e volevo condividerlo con voi, lo volevo condividere qua su YouTube. Per me inizia una nuova vita adesso, soprattutto in campo culinario. Certo, una vita fatta di alcune assenze, tipo la birra, anche se ne ho provate alcune, devo dire che di birre senza glutine ce ne sono di molto valide, o senza pizza, ma anche lì diciamo che ce ne stanno alcune che sono veramente veramente molto buone, non ti fanno assolutamente rimpiangere la pizza, ma soprattutto una nuova vita fatta di tranquillità e più nessun problema allo stomaco. Per voi sembrerà poco, ma per me è tantissimo. Grazie mille per aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al nuovo canale di YouTube, a seguirmi anche su Instagram al nome di Branchia. E ora, ciao! Spettacolo, mi sento... Ah, un'altra persona! Bellissimo!